Ciao, bentornato sul canale di Stats for Bets. Nel video di oggi andiamo a vedere il big match di domani sera, il derby Milan-Inter, finale di Supercoppa Italiana. Partita molto molto interessante anche perché dobbiamo cercare di capire ormai chi potrà essere effettivamente, non dico neanche l'anti-Napoli, perché il Napoli quest'anno non ha un anti. Non c'è una squadra in grado di reggere il ritmo del Napoli. Prendiamone atto, sappiamo oggi, 17 gennaio, che il Napoli, a meno che non smette di giocare, quindi a meno che non fa un suicidio tecnico, vincerà lo scudetto, perché è la squadra più forte che gioca il calcio migliore. Questo, bam, bam, mettetelo, salvatevi il video, così se poi il Napoli non vince lo scudetto, potrò essere sbeffeggiato, ma ad oggi non ci sono indicazioni che ci fanno pensare che il Napoli non vinca lo scudetto. La sconfitta contro l'Inter è una sconfitta che secondo me possiamo considerare fisiologica, perché una squadra non può vincere tutte o non perdere mai nell'intera stagione, però per il resto non credo che né il Milan né l'Inter siano abbastanza attrezzate per tenere il passo, così come non lo è la Juventus, che abbiamo visto essere stata proprio spazzata via dal Napoli. Quindi andiamoci a vedere da questa finale di Supercoppa, tanto mi butta fuori, da questa finale di Supercoppa, quale delle due può rappresentare un antagonista un pochino più accreditata, o quantomeno quale delle due ha più possibilità di arrivare seconda, perché alla fine credo che poi il trittico sia Milan, Inter, Juve per fare un campionato a parte ed arrivare secondi, perché primi, ripeto, per me vince il Napoli. Da quello che stiamo vedendo nelle ultime settimane, sinceramente il Milan qualche scricchiolio l'ho fatto registrare, non solo per i due gol presi a Lecce, non solo perché si è fatto recuperare dalla Roma, proprio in generale. L'anno scorso, secondo me, il Milan ha fatto proprio un piccolo miracolo, perché non aveva una squadra da scudetto. Cioè, se vedi, facendo il gioco delle figurine, uno ad uno i giocatori, non è una squadra da cui ti aspetti che vinca lo scudetto. Aveva già fatto qualcosa di grandissimo, e queste partite con la Roma, con il Lecce, mi tornano a far venire in mente quella sensazione lì. L'Inter è diversa, l'Inter è la tipica Inter che sembra sempre uno squadrone e poi mentalmente gli succede sempre qualcosa che la fa indietreggiare, però sulla carta è uno squadrone perché c'ha giocatori più forti, secondo me, del Milan. Quindi mi interessa questo derby di Supercoppa per questo motivo. Poi, ovviamente, essendo un derby, essendo una finale, la partita diventa da tripla, quello è inevitabile. Ci saranno dei numeri che saranno assoggettati all'aspetto mentale e psicologico di una finale. Mi viene in mente questo over 1,5. Adesso analizzeremo i numeri, ma magari a livello prettamente statistico, queste squadre sono anche squadre da over 1,5 o addirittura over 2,5. Ma una finale, derby in finale, mi dà l'idea che non attacchino alla morte, quindi non sia una partita con tanti gol. Ed è più facile che sia una partita con pochi gol. Però vediamoci cosa ci dicono i numeri, così proviamo a rendercene conto. Innanzitutto c'è un leggero favoritismo dell'Inter, lo riscontra sia l'intelligenza artificiale, ma ce lo dimostrano proprio anche le quote: da 2,60, piccolo calo a 2,50, piccolo rialzo da 2,70 a 2,80 per il Milan. È congruente, secondo me, con il periodo del Milan, che comunque tra Lecce e Roma perde dei punti importantissimi nella sua corsa a scudetto. Le statistiche della 1x2 sono molto molto equilibrate, perché
30-33-36, leggera preferenza per l'Inter anche in questo caso. Sembra invece molto interessante la statistica sulla X primo tempo, perché essendo una partita così combattuta e appunto finale secca, quindi non immagino un attacco dell'una o dell'altra in maniera troppo aggressiva sin da subito, la X primo tempo è una valutazione. Diciamo che sulla 1x2 è difficile prendere una posizione, si sposta leggermente sulla x2. Se andiamo a vedere l'esito dei gol, invece troviamo un favoritismo sul gol, favoritismo un po' ambiguo, secondo me, perché comunque in una finale tutta sta vabbè, i numeri ovviamente non ci sono, dati e statistiche non ci sono, perché è una finale secca senza neanche girone. Quindi non lo so, non... in finale io guardo sempre ai pochi gol, quindi diciamo che per le quote, per quello che ci vengono offerte le quote, a una quota reale librata da 1,77 c'è un calo statistico del 10%, che in una partita normale di campionato sarebbe una buona indicazione per andare a giocare il gol. La statistica del gol non è altissima, perché sappiamo che consideriamo statistiche effettivamente valide per il gol no gol dal 57-58 in su. 56 è un ni, non esattamente favorito, però diciamo più tendente al sì. Sarà decisivo vedere l'under over. L'under over, adesso capisco anche perché l'intelligenza artificiale ci parla di over 1,5, perché sull'under over non ci sono indicazioni. A 1,82 non c'è una quota favorita. È come se ci sta dando la stessa quota, perché ci offre, l'allibramento lo vediamo, 52,48. Niente, è uguale, identico. E 52,48 è anche l'aspetto statistico, quindi qui l'under over si ferma proprio a dire: potrebbe esserci il terzo gol, ma potrebbe pure non esserci. Ne configura due, e ne configura due perché in queste condizioni qui, con questi movimenti di quota, questo allibramento, eccetera, solitamente la probabilità è del 75% per l'over 1,5 e del 70% per l'under 3,5. Quindi quando la forbice tra over 1,5 e under 3,5 è così stretta, ci sono solo 5% di punti statistici percentuali, in realtà vale tutte e due. Cioè è una partita da over 1,5 o da under 3,5, cioè proprio si balla sul terzo gol. Ce ne possono essere due, ma non è sicuro che ce ne siano tre. Insomma, è un po' così. Sono numeri in realtà normali per una finale e per un derby in finale, perché non c'è proprio neanche una squadra più forte rispetto a un'altra. Non so, Real Madrid va in finale col Betis Siviglia, è ovvio che sia favorito il Real Madrid. Come abbiamo visto, Barcellona-Real Madrid, non l'ho studiata onestamente, ma immagino che se andassi a recuperare troverei dei numeri molto molto simili a questi. Quindi l'idea che mi sono fatto di questa partita è abbastanza chiara, cioè secondo me, cioè abbastanza chiara, in realtà è abbastanza grigia, perché è tutto molto in bilico. Essendo una finale, io preponderei maggiormente per i pochi gol, quindi per l'under 3,5, e andrei sulla X2, perché comunque ritengo che l'Inter sia un po' più forte, quindi X2 under 3,5. Se mi dovessi andare ad inventare un risultato esatto, più che il 2-0, ritengo validi l'1-1, ci metterei l'1-0 per l'una e pure l'1-0 per l'altra, perché comunque essendo una partita da 1x2, da tripla praticamente, ci potrebbe pure stare che alla fine vince il Milan 1-0. Per me il pronostico è x2 under 3,5, quindi qui ci metterei l'1-0. Secondo, mi sta bene l'1-1.
Terzo, risultato a sorpresa, ossia mantenendo la configurazione delle statistiche, che comunque è così vicina e stretta tra loro, ci metterei l'1-0 Milan. Non mi immagino il 2-0 Inter, non mi convince, sinceramente. Secondo me, questa al 90esimo potrebbe finire o 1-0 Inter o 1-1. Se devo proprio tirare le somme, direi che per me potrebbe finire Milan-Inter, finale di Supercoppa, al 90esimo finire 1-1. Per questo video direi che è tutto. Ci vediamo, vediamo un attimo quando, andiamo a vederci la Serie A, il 21, quindi sabato. Ci sono 3 partite, la domenica 4 partite. Poi addirittura il 21 che giorno è a questo punto? Perché se ci sono 3 partite, un attimo che ve lo controllo. Il 21 è sabato e il turno si sposta fino a martedì 24 con Lazio-Milan. Quindi sarò costretto a fare 75 video per questa giornata, perché farò un video a questo punto per sabato e domenica, direi. E poi un video per lunedì e martedì, perché purtroppo quando fanno questi spezzatini è veramente brutto dover analizzare in vari video. Interessante Salernitana-Napoli, interessante Juve-Atalanta e soprattutto interessante Lazio-Milan. Vedremo post finale cosa ci racconterà. Per questo video è tutto, ci vediamo nel prossimo video.